Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, conosciuta anche con il soprannome Queen of Power Ballads, è una delle artiste musicali di maggior successo nella storia della popular music, con circa 200 milioni di copie vendute in tutto il mondo, originaria del Quebec. Céline Dion emerge come cantante francese, negli anni 80, ottenendo i primi riconoscimenti internazionali, con la vittoria al Festival Mondiale della Canzone Popolare del 1982 e all'Eurovision Song Contest del 1988, dove rappresentò la Svizzera. Dopo aver migliorato la conoscenza dell'inglese, firmò un contratto discografico con la Epic Records e nel 1990 pubblicò il suo primo album, in inglese, Unison. C'è poco da fare per alleviare la sua pena. A parlare è Claudette Dion, sorella maggiore di Céline Dion, che in un'intervista al magazine canadese Hello ha condiviso la sofferenza a cui va incontro quotidianamente la cantante a causa della sindrome della persona rigida. Si tratta di una rara neuropatia periferica che da quasi un anno costringe Céline a stare lontana dal palcoscenico a causa degli spasmi. È una malattia di cui si sa poco, ha spiegato Claudette. Gli spasmi sono impossibili da controllare. C'è poco da fare per aiutarla, per alleviare la sua pena. Possiamo solo incrociare le dita e sperare che la ricerca porti ad una cura per questa orribile malattia. Ha aggiunto che la sorella è una donna forte e sta facendo tutto il possibile per guarire. Era stata la stessa artista l'anno scorso a mettere al corrente i fan della sua malattia. In un video su Instagram, in cui non è riuscita a trattenere le lacrime, aveva prima annunciato la cancellazione delle future date del suo Carriage World Tour, compresa una in Italia, al Lucca Summer Festival. Poi aveva detto di avere un male raro. Da tempo sono alle prese con problemi di salute, ed è difficile per me affrontare queste difficoltà e parlare di ciò che mi sta succedendo, spiegava lo scorso dicembre.